Buongiorno, oggi ci travestiamo in veste di giudici di Masterchef. Sei pronto? Sono in veste Locatelli. You ready? Come on! Locatelli ne c'ha proprio sta voce, Zitto! Insomma... Ti serve la cosa british, l'accento british. Come on! Ma vabbè, dove siamo? Io dici tu? No, mo io famo di... Io dicono loro? Sì, ora capirete. Va bene. Andiamo. Vai un po'. Piano, io sogno. Piano, io sono. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Ecco, posto, ciao a tutti. Allora, siamo di nuovo da Fiori di Zucca con Davide e ciao Raul. Ciao a tutti. Che succede oggi? Che stiamo a fare? Oggi stiamo a fare una sfida di questi due ragazzetti che si sfideranno sulla Napoli contemporanea. Hanno fatto un corso da 2 settimane. E su stesura, condimento, insomma tutto ciò che riguarda la Napoli contemporanea o Raul, e oggi ci fanno vedere che hanno imparato. Raccontateci un po' chi siete. Edoardo. Ciao, sono Edoardo, 20 anni, studio all'università, sono un aspirante pizzaiolo, quindi questo corso è ad hoc per me e penso di aver imparato tanto, anche se in poco tempo. Vabbè, mo ce lo fa vedere. Ma questo lo dimo noi. Simone? Salve, sono Simone, ho 24 anni, nella vita faccio il cuoco e ho fatto questo corso per ampliare le mie conoscenze e spero di aver imparato molto. Te parti avvantaggiato allora. No, lo partiamo tutti dalla stessa base, perché per quanto la cucina dia una mano sul lato manualità, io penso che, mi conferma anche Raul, le conoscenze della pizzeria sono piuttosto distanti o comunque sia differenti da quello che è il mondo della cucina. E insomma, oggi vedremo che ci fanno. Che ci fanno, andiamo, va. Noi siamo fame. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice way. Questa è una margherita sbagliata, è una margherita rubata, scusate. Non chiedete perché, è un segreto. E... Ma quindi il nome qual è? Margherita rubata? Margherita rubata. Bello, margherita bello. Rubata. E base con crema di pomodorini rossi gialli, frullati. Poi pomodorini semi confì. Provo la affumicata, basilico e ricotta salata. Nice range, cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Parere tecnico, impasto veramente top, nel senso che è molto digeribile, quindi vuol dire che abbiamo imparato in questo corso a far maturare la pizza, quindi la sua scomposizione dei zuccheri. E in questo impasto lo vedi subito perché è fragrante e ti si scioglie in bocca. Il colore lo vediamo quando ci sta questo tipo di colore, vuol dire che sono stati trattati bene gli zuccheri, quindi è stato trattato bene anche il lievito e ha caramellizzato tutti gli zuccheri. Vabbè, lo ci sta, la pizza è buona, la salsa è buona, che te devo dire? E mo tocca a te, eh? Tocca a me. Mi magna, che gli frega. But even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts and turn them to a game. Take the best thoughts and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down. Prima di tutto il nome. Sono Simone. Ah no, ma lì è il nome tuo, tappiamo il nome tuo. Ah, è il nome di sto capolavoro. Ok, questa pizza si chiama Rainbow, è una pizza con base di patata viola, provola, guanciale, pomodorino confit giallo e basilico.
Come ci ha lasciata la patata? Come l'hai fatta? La patata praticamente è fatta a crudo con base scalogno, olio, si fa cuocere con un po' di latte, dopo si mixa ed è pronta. Una crema omogenea ed è pronta. Non ti rivende questa, eh? No, questa no. Mamma, sì, vabbè, proprio ce la faccio, ma lasciala. Questo corso noi abbiamo visto diretto, abbiamo visto la biga, abbiamo visto il pulici, quindi due tipi di prefermento e l'impasto diretto. Entrambi hanno utilizzato il diretto, che comunque a livello di lavorazione è più semplice del prefermento. Però per come l'hanno scelto loro di fare diretto, sono contento, perché come primo impasto, come prima lavorazione è spettacolare. Push past, start a plan and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Allora, che mi dite? Io sto ancora a mangiare. Io giudico tra un quarto d'ora. Perché devi mangiare, Simo? Che ci racconti? Allora, io lo dicevo prima con lui, il ragionamento che ho fatto è che la seconda a livello di sapore l'ho trovata molto più equilibrata, perché la prima l'ho trovata leggermente sapida. Ok. Cioè mi mancava, secondo me, la ricotta salata, non l'avrei messa dentro. Ok. Avrei magari lasciato la provola un po' più grossolana con più ordinati in base, così rimaneva un po' più e un po' più dentro. Dici due latticini un po' spinti l'hanno portata più in là di sapore. Sì, troppo salata, l'ho trovata troppo salata, gradevole, cioè non. Però un pizzichetto meno sale, secondo me, Invece l'altra era proprio perfetta, perché c'erano le patate comunque più scariche, il guanciale dava la spinta, la provola a pezzi un pochetto più piccoli, però a pezzi ci stava bene. Okay. L'ho trovata proprio equilibrata, quindi cioè una mezza punta in più. Chiaro. Ah, personalmente l'ho trovata a livello di condimento, gusto personale, ho preferito la prima, quella che pure perché nel senso la seconda era equilibrata, ma era un gusto molto stabile in bocca. Beh, la prima una pedata. A me mi piacciono quelle cose che tu te mangi e fai esplode. E senti esplode in bocca, come la Bosco caramellata nostra, che ci quella caramellata, no? Che ti esplode in bocca. Quindi ho trovato la soppa della prima. Anche secondo me Edoardo l'ha fatta molto equilibrata. Simone ha fatto un po' il paraculo, ha giocato un po' su abbinamenti forti, no? Guanciale. Provo la messa grossa, quindi anche a livello estetico, diciamo che la polaiola va dalla tua parte, la pizza che esce dal forno è insomma stimolante. A livello di impasto che mi dite? Secondo me un peletto meglio, Simone, sull'impasto. Un peletto meglio. Perché lo stesa meglio secondo me. A livello di cotture io in realtà ho preferito la prima, la seconda in particolare, quello sfizio forse che mi è capitato a me, era un po' troppo cotta sotto. E quello lo senti quando va a assaggiare la pizza. Però complessivamente stiamo parlando di dettagli, sì, esatto. Cioè parliamo di una punta qui là, solo un pezzettino, una piccola porzione della pizza. Noi siamo entusiasti del fatto che anche lo chef, in realtà, sia lo chef che Edoardo, sono ragazzi che non hanno mai toccato la pizza, o comunque se l'hanno fatto in maniera spontanea a casa. In due settimane portare i ragazzi a questo livello per noi è una soddisfazione. Poi davanti dei giudici di questo livello. soprattutto. Parlando dell'impasto. Allora sono due impasti. Allora aspetta. Fammi fare introduzione. Vai. Chi sta parlando ora? Ok. Ora, questo ragazzo, Damiano, è stato il primo corsista allievo di Lauro Tondo. È un ragazzo che lavora qui da Pino di Zucca da qualche mese. E a un certo punto del suo percorso lavorava prima come cassiere, smistamento d'ordine. A un certo punto della sua carriera ha detto: ragazzi, io voglio fare pizzaiolo. Allora si è messo lì al tavolino con Rao, tutte le mattine venivano, ragazzi, una dedizione e una costanza. Cioè ragazzi di 20 anni che anziché uscire la sera, fa tardi, si svegliava una mattina, fuori orario di lavoro, a passare 5 ore a stendere pizze. Facciamo 100-150 tutta la mattina, solo a stendere un vuoto. Oggi c'è questo ragazzo che dopo pochissimi mesi di lavoro sta tranquillamente da solo a fare 150 pizze, condimento, stesura e forno. Boh, non è che volevo montare Damiano, però Damiano, che ne pensi di questi ragazzi? Io penso, innanzitutto parto dall'ordine che abbiamo qui. Parlando dell'impasto, sono due impasti molto simili, stesura ottima entrambi. Come manualità Simone va molto più spedito, ma si vede che ha più mano. In cucina, insomma, c'è lavorare. Sì, però comunque due stesure ottime in due settimane è una cosa che mi rende felice per quello che ha fatto Raul. Da una parte mi fa pure sentire un po' perché io ci ho messo 6 mesi a iniziare a fare un po' di parosia, però comunque veramente due bravissimi ragazzi. Dai, e poi vogliamo? Dai, non avevo di calla, se lo lascia nega. Mi sto spiando. Ho finito!
via. Oh, non sbirciate, eh? Qua c'è sta il vostro destino. Mo gli raccontiamo a sti ragazzi che è successo qua dietro le quinte. Anzi, facciamo venire il maestro, che è giusto che si renda le sue maestro responsabilità. Okay. Oh, è buona, eh? Buona, eh? E viaggio, eh? Pizzetta bianca. Innanzitutto i complimenti da parte di tutti noi. Cioè, hai fatto magna bene, che è la cosa più importante. Penso il maestro in primis sia lo più sta, che soddisfatto. Super felice. Che lo sapete già. Hanno fatto un percorso molto molto spinto, hanno macinato tutti i giorni, come se stavamo a fan servizio. Ci avete messo il vostro. Sto ancora a mangiare la pizza bianca. Mi siete impegnati tutti i giorni, ragazzi, siete venuti tutti i giorni con la voglia e noi stavamo tutti qua, ogni giorno. Siamo partiti che mancava la mano, vedevate? Oggi è la prima botta a infornata, la prima botta a sfornate. Stesure perfette, raga. In 6 giorni abbiamo fatto tutto questo. Non mollate mai. Se vi piace davvero fare questo mestiere, non mollate mai, non perdete mai tempo. Non trascuratelo. Una volta che inizi non fini più. Deve sempre essere più, sempre un di più, di andare sempre avanti, devi sempre continuare a studiare, sempre a fare corsi, sempre a lavorare. Se tu ti fermi è stato tutto inutile. E quindi in bocca al lupo per tutto, raga, è spettacolo, niente, sono felice. E ma andiamo col voto. Dai, io faccio la parte più fredda invece. Raul, che era l'unico che poteva dare 5 punti bonus dovuti al percorso, ha deciso di assegnarvi entrambe il massimo, perché insomma ve l'ha appena detto. Ma lui è di parte, va bene. È entusiasta di quello che avete fatto. Quindi la somma del voto in 150esimi, sono state 5 categorie per 6 persone che hanno votato. C'è Simone 140 su 150 e Edo 137 su 150, quindi totale voto sui trentesimi 28 e 27 e mezzo, 28 per Simone e 27 e mezzo per Edo, quindi regà, quindi abbiamo un vincitore, ma di poco, eh? Di poco. Ragazzi, per play Top ragazzi, complimenti davvero a tutti. Hai fatto un lavoro pazzesco e vi garantisco che non stiamo qui per mettere i voti per farvi contenti. Avessi fatto una pizza, un pizzaiolo che fa questo da 20 anni, avrei dato gli stessi voti, nel senso che avrei giudicato con la stessa imparzialità. Bravo il maestro, ma bravi voi ragazzi. Cioè, può insegnare il migliore del mondo, ma se l'allievo non è in grado di recepire, il risultato sarà sempre inutile. Certo. E invece siamo davvero soddisfatti, siamo contentissimi che questo corso sia partito in due, sia stato quindi fatto su misura. Beh, spero e so in realtà che siete stati anche voi bene con Raul, che poi è stata insomma la vostra guida in queste due settimane. E se rivedremo presto sicuramente, ragazzi. Va bene? Così. Dai. Vabbè, li salutiamo. E salutiamoli, no? Dai. Ragazzi, siamo quando già volete. Qui da Ceri di Zucca. E se volete imparare a fare la pizza, sempre da Ceri. Venite da me, no? Ma che sono salsine? Guarda che non censuro questo, lo metto, eh? No! Tor flash. Ok, allora. Io l'ho deciso. Io l'ho deciso morti. Bella, cos'è? Bella, mazza. Fighissimo, Marco.